Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi torniamo con la rubrica Promossi e Bocciati, dove vi parlo di 5 promossi e 5 bocciati del periodo. Ovviamente cominciamo con un promosso, ce l'abbiamo proprio qui davanti, e cioè il detergente di Haru Haru al riso nero con il pH 5.5. È un detergente in gel. Senza profumo all'interno, si chiama unscented, quindi senza profumo, che mi è stato mandato da Stylevana. Ragazzi, pochi detergenti mi piacciono come questo. Veramente non è che non abbia proprio il profumo, un po' di profumino molto naturale ce l'ha, quasi di riso, davvero. Sapete quando aprite la confezione di riso? Molto delicato, in gel che si trasforma in una schiumetta non aggressiva, molto delicata, da utilizzare sera, mattina, quando volete, con qualsiasi tipo di pelle. Perché mi piace così tanto? Perché sentite la pelle davvero molto pulita, rinvigorita dopo aver utilizzato, ma non secca per nulla il viso. E io in questo periodo ho la pelle mista secca, l'autunno di solito è sempre così per me. Davvero una manna, pelle grassa, pelle sensibile, bellissimo il pack da tenere in bagno, non sottovalutiamo neanche questo, una meraviglia di detergente. Pochi mi piacciono così tanto appunto da parlarvene, perché magari non hanno nulla di particolare. Qua la particolarità è la gentilezza, ma c'è la soddisfazione di utilizzare un gel. Non so se a volte a voi capita quando utilizzate un detergente in crema, tipo quello di CeraVe, che è buonissimo, però non vi sentite il viso pulito. Volete un qualcosa in più? Ecco, qua abbiamo un qualcosa in più, la pelle la sentite più pulita, più detersa, ma è allo stesso tempo morbida, uguale se non di più, del detergente di CeraVe. Davvero buonissimo, ve lo consiglio tanto. Parlando sempre di detersione barra struccaggio, vi devo bocciare questo Chestnut Jelly Cleansing Oil. Chestnut è la castagna, il castagno, quindi questo olio in gel, tipo quello di Joué, ce l'avete presente, ecco, che dovrebbe essere il The Isn't Tree. Sì, The Isn't Tree, questa nuova serie, o anche il tonico, una essence, anzi, di questo brand. Allora, questo olio detergente molto denso, è un gel che sicuramente vi dura tantissimo tempo, basta poco così. Funziona come un olio idrofilo, si applica sulla pelle asciutta, scioglie tutto il make-up, dopodiché si passa appunto ad aggiungere l'acqua, un po' di acqua, e così fa la sua fase idrofila, diventa un po' un latte e rimuove tutto il make-up. E il make-up lo rimuove bene. Cos'è che non mi è piaciuto di questo prodotto? Che intanto mi è stato mandato da Stylevana. In omaggio nei miei pacchi Stylevana. Prima di tutto la consistenza. La consistenza è un gel molto denso. Ovviamente utilizzate meno prodotto, questo è una cosa buona. La confezione è perfetta perché ovviamente in pump non vi usciva questo prodottino qua, però fate fatica a stenderla sul viso, quasi non scivola, quindi fate questo movimento che non va bene, perché comunque utilizzandolo tutte le sere potrebbe andare a peggiorarvi leggermente le rughe, perché andate a stressare la pelle, uno stress fisico, la andate ad allargare ogni volta. Questa è una cosa. La seconda cosa, mi brucia gli occhi. Quando aggiungo la fase, se lo passo da solo succede niente, ma dipende, se si massaggia per troppo tempo comincia a bruciare gli occhi. Se si aggiunge l'acqua, gli occhi bruciano tantissimo e sono arrossati. E in generale anche la pelle è un po' arrossata. Non so, va quasi a scaldare l'epidermide, non so come dirvi. Cioè, sento proprio la pelle più accaldata quando lo utilizzo. Quindi, non lo so, ho sospeso un attimo l'utilizzo, non mi dà soddisfazione già struccarsi la sera, non avete, cioè non si ha voglia. Se poi si aggiunge un prodotto così, per me no, da tanti punti di vista, a parte la confezione ovviamente e l'economicità d'uso, no. Un promosso corpo che mi è stato regalato al Cosmoprof, se non mi sbaglio, è questo scrub di Caffè Mimì. È un brand che sicuramente trovate, un brand bio, sicuramente trovate nelle bio profumerie, ce n'era di solito a Parma. Ho visto questo brand, fa dei prodotti interessanti per i capelli, per il corpo, forse qualcosa anche per il viso. In questo caso si trattava di soap scrub, quindi il sapone scrub, fatto in questo modo. Eccolo qua, quindi abbastanza liquido, ma cremoso.
Mi è piaciuto molto il concetto perché è uno scrub che non va solo a scrubbare le zone che vi servono, gambe, insomma braccia dove volete fare lo scrub, ma fa anche da bagno schiuma perché è sapone scrub. Ed è vero, effettivamente aggiungendo un po' d'acqua crea questa schiumetta che va a detergere molto bene il corpo. Io vi dico la verità, ogni tanto per aumentare un po' l'azione scrubbante, per rendere ancora un po' più strong, un po' più esfoliante, e non lo utilizzavo in doccia perché sennò le particelle sono abbastanza piccoline, più che altro rare all'interno del prodotto, e quindi si tende a magari disperdersi con l'acqua, insomma si scioglie. Lo applicavo sulla pelle asciutta e lo lasciavo a mo' di crema, non agire, però lo lasciavo un po' sul corpo, dopo entravo in doccia e mi faceva già da bagno schiuma, quindi ottimo utilizzo per questi due scopi. Beh, cosa si vuole di più spendendo per un prodotto a tenerne due? 110 ml, ottimo formato, mi dura da tanto perché comunque l'ho già utilizzato 5-6 volte e lo consiglio. Il profumo coconut, boh, io tutto sto cocco, non si sente tantissimo il cocco, un profumo di pulito, ecco sì, di pulito, quasi di muschio, di pulito fresco, ma il cocco sinceramente no, meglio, perché magari la profumazione troppo intensa potrebbe dar fastidio, quindi dateci un'occhiata, perché poi queste confezioni sono anche belle, io le riciclo per prelevare il detersivo in polvere per la lavatrice. Secondo me un ottimo modo, oppure si può utilizzare anche in cucina. Quindi sì, promossissimo. Ragazzi, io amo la centella nei prodotti, cioè amo, mi piace, non ho niente contro, però se c'è qualcos'altro dentro. Qui qua è il tipico esempio di Skin 1004, ecco, delle loro ampolle, dei loro sieri solo con la centella, che io non capisco, per me è acqua fresca. Caso simile, Urang Sika Soothing Ampoule, quindi l'ampolla lenitiva alla sica, quindi la centella molto concentrata. Bellissimo prodotto, cioè guardate che pack, la pompetta prelevava la quantità giusta, il pack in vetro, satinato, cioè meraviglioso. Ho cominciato ad utilizzarlo, è un'acquetta, l'ho utilizzato come ampolla, quindi a fine skincare, piuttosto che come siero, un po', guardate, sono arrivata praticamente a un quarto di prodotto, non vedo nessun effetto. Come dico sempre, è vero che bisogna aspettare più tempo per vedere gli effetti, è vero, però se noto già che un prodotto non mi rende la pelle più turgida, più idratata, più luminosa, più bella, in qualche modo comunque io lo noto, perché ho la pelle molto reattiva. Dopo un mese di utilizzo ho detto, boh, non mi fa né caldo né freddo, si assorbiva subito e bisognava applicare anche una crema o un siero abbastanza idratanti, nonostante io abbia la pelle mista, perché è molto leggero. Io credo che potrebbe andare bene per chi ha la pelle molto sensibile, che si arrossa facilmente, per chi ha la rosacea, lo adorerete, e chi non ama i prodotti che hanno una texture, diciamo, all'interno, ma sono liquidi e si assorbono molto bene, lo amerete anche lui. Lo amerete anche in questo caso. Per chi è già un po' più, ha una pelle comunque tendenzialmente normale, non troppo sensibile, non cerca dei prodotti solo lenitivi, ma utilizza qualcos'altro, retinolo, acidi, piuttosto che niacinamide, vitamina C, questo potrebbe essere troppo poco. Bello il pack, bello il claim, ma davvero l'effetto era pressoché nullo, quindi è una cosa soggettiva, però io ve lo dico, ecco, se avete la pelle molto arrossata, potrebbe fare il caso vostro, però valutate, è arrossata tutti i giorni? Allora sì, se è arrossata solo in certi periodi dell'anno, per altri giorni potreste volere un qualcosa in più, qualcosa di più antiossidante, di più idratante, eccetera. Questo è bello, ma non balla. Quello che invece non è così bello, non è neanche brutto, però non è così bello come l'altro, ma balla benissimo, è questa Essence di Mixun. Non vi ho detto, il prodotto di Urang mi è stato mandato dall'azienda proprio. La Essence di Mixun me l'hanno regalata al Cosmo, proprio il brand, le persone di Mixun erano molto molto carine. Bean Essence, allora, qua all'interno vi sembra che il prodotto sia molto liquido, in realtà non lo è. Anche io all'inizio ho detto, boh, molto liquido, chissà cosa fa, chissà perché c'è la pompetta. Ecco, me lo sono chiesta e non il contagocce, perché di solito i prodotti liquidi sono con il contagocce. Appena l'ho utilizzato l'ho scoperto, è un prodotto acquoso, sembra quasi la consistenza di un albume, ecco sì, proprio è la giusta consistenza, l'albume, che ho detto mi appiccicherà il viso in una maniera assurda. No, ragazzi, applicato sul viso, quindi questa texture un po' filante, l'applicate sul viso e diventa acqua, cioè
si assorbe subito, però come lascia la pelle idratata e dissetata questo prodotto, io pochissimi altri mi hanno dato questo effetto. Quindi l'ho amato per la consistenza, il pack lo utilizzavo sera e mattina, vedevo proprio la pelle più rimpolpata, più turgida. Gli ingredienti. Gli ingredienti sono tutti fermentati. Vi ho parlato dei benefici degli ingredienti fermentati nella skincare e vi assicuro che in questo caso si vedono. Davvero, meno imperfezioni, il colorito quasi più uniforme. Insomma, la pelle sembrava più sana, ma proprio perché donava più idratazione. Dateci un'occhiata perché questo è uno dei sieri che in assoluto mi sono piaciuti di più in questo periodo. E incluso anche dei preferiti. Però non volevo aspettare perché il video dei preferiti uscirà più tardi, sto ancora raccogliendo un po' di prodottini di cui parlarvi. Quindi ho detto, lo metto nei promossi, però dico che per me è un promosso promosso, cioè è una spanna sopra gli altri. E se cercate un prodotto per questo, se cercate un siero, una essence, però io l'ho utilizzato come siero, per questo periodo, invernale, autunnale, avete la pelle normale, secca, grassa, lo amerete. Ragazzi, buonissimo! Il primo prodotto make-up che mi ha un po' delusa, lo sto utilizzando ancora, ecco, però per i soldi che costa... Intanto è un prodotto che mi è stato mandato, un mascara di Lancôme Lash Idol. È un prodotto che mi è stato mandato proprio dall'azienda. Vedranno magari questo video, però io, sapete, a voi dico sempre la verità e come mi ci trovo con i prodotti. Il mascara, mi hanno mandato tre mascara diversi. Allora, c'era Monsieur Big, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Poi c'era quello Hypnose, non è male, però lo uso più che altro come top coat. Questo incurvante per me, io avevo tantissime aspettative perché ho le ciglia molto dritte. Utilizzo, quando esco utilizzo sempre il piegaciglia perché sennò vado proprio a tettuccio, sempre giù. Si abbassano molto durante la giornata. Quindi ho detto, ma dai, proviamolo. Incurvare le ciglia, io tutto questo effetto incurvante non l'ho visto francamente. Tutto questo effetto incurvante non l'ho visto, non so se per la forma dello scovolino che non è molto incurvato, leggermente, ma proprio poco poco, o per la formula, forse un po', non mi viene neanche da dire pesante, perché rilascia pochissimo prodotto e qui arriva il difetto più grande per me, fa le ciglia troppo naturali, troppo, cioè ci piace l'effetto naturale, adesso va molto questo trucco latte, insomma no, latte, cappuccino, ormai mi sono persa, ogni mese c'è un trucco diverso da fare, prodotti diversi da comprare ovviamente, e quindi so che il trucco naturale va, o ho le ciglia un po' sfigate, o comunque su di me fa poco, cioè io da solo neanche per andare al lavoro lo applico, perché anche stratificandolo, forse con questo è lo scovolino, non penso sia la formula, le ciglia rimangono un po' più lunghe forse, ma molto rare, molto sottili, molto naturali. Si può applicare e dire che sono le vostre ciglia, questo sì, potete ingannare qualcuno perché effettivamente non si vede il mascara, però per i soldi che costa, visto che so che i mascara Lancôme costano, francamente è un no, non è per niente waterproof, mascara molto semplice, molto basico. L'unico punto a suo favore che posso dire è che ancora non ha cominciato a pizzicarmi gli occhi, alcuni mascara, soprattutto low cost, devo dire, dopo 3 mesi, anche se il pau è dei 6 mesi, cominciano a darmi fastidio, cominciano già a scadere, diciamo così. Qui no, ecco, questo con i mascara high cost non mi succede, sarà... ma vedo che questo è l'andamento, diciamo, la mia personale statistica. Per il resto, no, non ve lo consiglio, optate per altro, anche high cost se vi va, ma altri tipi di mascara. Un brand molto carino che ho conosciuto al Cosmoprof e che è rivenduto adesso da Biovita, quindi vi lascio giù il sito proprio a Biovita, perché per ora è l'unico sito europeo che rivende questo brand. Hide Here, non so se vuol dire proprio nasconditi o nascosto qui, dall'inglese, che fa tutti i prodotti, detergente, siero, tonico non c'è, no, siero, essence, crema viso, crema contorno occhi, maschera notturna, in questi pack morbidi, che si possono anche attaccare magari in doccia o comunque in bagno, si svitano e si utilizzano. E all'interno comunque c'è abbastanza prodotto, eh. Tutti i prodotti hanno questo formato, io direi che siamo sui 20 ml, per la crema contorno occhi, per esempio, perfetto. Mi piace molto come prodotto questa maschera notturna. È una maschera al collagene. È buonissimo il profumo. Molto leggero, però erboso. Cioè, si sente quasi il tea tree all'interno. Anzi, secondo me c'è proprio
il tea tree. Cercando se c'era il tea tree, non c'è, però c'è la lavanda. Secondo me è la lavanda, anche perché è viola così. Io a volte qualche profumo magari lo confondo, non ho un naso molto fine, non mi appartiene questa cosa. E niacinamide c'è, cioè all'interno, quindi va a svolgere l'azione illuminante, vero? E pantenolo va a calmare la pelle. Cosa vedo? Lo applico, di solito la applico non sopra la crema, perché sennò è troppi strati per la mia pelle mista grassa, ma al posto della crema viso normale, uno strato un pochino più abbondante. Per la notte non vi appiccicate al cuscino, non vi si appiccicano i capelli, vi svegliate la mattina dopo, risciacquate la maschera e la pelle è proprio bella. Bella, come se avesse subito è brutto, come se avesse avuto durante la notte, avesse ricevuto un trattamento di bellezza. Davvero, una coccola, poi questo formato molto comodo, anche da portarvi in giro, secondo me, vi dà la possibilità di utilizzare questa maschera ogni tanto, poi riavvitarla e metterla via. Ottimo per quando avete degli eventi, delle occasioni, il giorno dopo ve la applicate la sera, ma anche come skincare normale, ecco, potrebbe essere utilizzata anche come crema notturna sempre, vi dà una bella, vi rende la pelle davvero davvero più bella. Non so se abbia un effetto cumulativo, perché non l'ho mai utilizzata sere di seguito, l'ho sempre utilizzata come un trattamento, però ve la consiglio, vi consiglio in generale questo brand, perché arriveranno altre recensioni con altri prodotti e per ora mi piacciono praticamente tutti. Allora, qui non avrei mai pensato che avrei bocciato questo prodotto, ma per ora non mi sta piacendo. Vedremo in futuro, ovviamente gli do il suo tempo, rivaluterò. La crema contorno occhi che mi è capitata nel calendario dell'avvento di Beauty of Joseon, che come sapete, vi ho fatto il video dedicato, è uno dei miei brand preferiti coreani, Beauty of Joseon. Per me non sbaglia una virgola, mi piace praticamente tutto. Questa crema contorno occhi al ginseng è retinal, quindi neanche retinolo. Ragazzi, non mi piace perché, voi ovviamente si sa che il retinolo un po' secca la pelle, ovviamente bisogna abituarsi, io l'ho utilizzato per un bel po', la mia pelle è abituata al retinolo e credo che si possano creare delle formulazioni che abbiano all'interno il retinolo, ma nonostante questo non secchino la pelle, perché non è la tretinoina. Per me, con questa crema contorno occhi, che è da utilizzare di notte, perché di giorno il retinale all'interno, dopo bisogna stare molto attenti con la protezione solare, quindi meglio di sera ovviamente, è troppo poco. Per me, che ho 32 anni, ho il contorno occhi comunque segnato, ma non secchissimo. Quindi dovete prendere lei e un altro contorno occhi, due prodotti, e già non mi piace. Non mi piace, perché comunque investiamo in un prodotto, speriamo che ci dia un po' di tutto, che abbia una formula un po' complessa. Per me manca quella componente, che ne so, burro di karité, burro di mango, un qualcosa che vada a nutrire, non dico, vabbè, nutrire magari è esagerato, almeno idratare un po' di più il contorno occhi. Io speravo nel ginseng, che è antiossidante ma anche idratante. Per esempio il tonico al ginseng di Beauty of Joseon mi è piaciuto moltissimo. Non capisco perché qui, quando applico questo prodotto sul contorno occhi, si asciuga subito e la mattina dopo lo vedo più provato. Davvero, lo vedo più provato, l'ho utilizzata per un po', vedete infatti un po' qua è schiacciata, ma continua a darmi questo effetto, al che io ho cominciato a mettere un'altra crema idratante sopra o sotto, insomma dipendeva come mi andava, però non... Così no, insomma, se uno acquista un prodotto per il contorno occhi vuole utilizzare questo, quindi soprattutto questa cosa di lui non mi piace. E per l'effetto sto ancora aspettando, non ho visto un effetto idratante, vi ho già detto, illuminante, e neanche sulle occhiaie, nulla, e antirughe no, perché ovviamente le rughette sono comunque visibili perché la zona è un po' secca. Quindi per ora per me è un bocciato. Un promosso inaspettato di un'azienda di Perugia, un'azienda che si chiama Oxygen Revolution, eccola qua, è un gel extra lenitivo acne. Mi è stato omaggiato questo prodotto alla fiera Cosmo Pharma. Questa azienda aveva diversi prodotti nel suo range e sicuramente andrò sul sito a sbirciarli, perché questo gel lenitivo con ozono ossigeno, che all'interno contiene a metà inci circa l'acido salicilico, che poi è la proteina idrolizzata, adesso non so
come ha fatto bene Lynch. Ovviamente non sono un chimico, però la cosa principale che mi ha spiegato la ragazza è il fatto che questo gel deve essere utilizzato soprattutto sulle imperfezioni già nate, diciamo così, già comparse, per calmarle o farle sviluppare prima o seccarle. Ragazzi, funziona! Ricordatevi, questo prodotto è meraviglioso. L'ho applicato a volte, al ritorno dalle ferie, avevo diversi brufoli sotto pelle qua e sul mento. Ho applicato 2 sere di seguito questo prodottino e ho visto proprio le imperfezioni scomparire. Quindi funziona alla grande, non puzza, non appiccica, non brucia, non crea alcun disagio. Anzi, cioè, proprio è un piacere utilizzarlo. L'ho dato anche a mio marito per dopo la barba, perché ha l'acido salicilico all'interno, non gli è venuto neanche un pelo incarnito. È un po' sprecato per dopo barba, però volevo testarlo in diversi ambiti. Ottimo trattamento spot per le imperfezioni, per seccarle, per guarirle, oppure anche per prevenirle, se sapete che è quel momento del mese, oppure siete un po' più stressati, ve lo applicate nelle zone dove di solito io ho, per esempio, la zona guancia, la zona mento, e dove mi vengono le imperfezioni. Meraviglioso, davvero bravi Oxygen Revolution, e vorrei provare altri prodotti, quindi ci darò sicuramente un'occhiata al sito. L'ultimo per oggi, un bocciato, purtroppo è questa BB Cream Eye di Herborian. Vi ricordate quando l'ho acquistata? Come ero carica? L'ho vista da una blogger che seguo da anni, di cui mi fido, vabbè, ovviamente è tutto molto soggettivo. E vi dico perché non mi piace moltissimo. Intanto avevo provato la CC Cream o la BB Cream di Herborian. No, era proprio fatta così, era la BB Cream di Herborian. Mi sembrano uguali. Cioè, posso dire la verità, mi sembrano identiche. Cioè, solo che una è nella confezione più grande, e qua abbiamo 15 ml, questa scade in 3 mesi, è già lì, 3 mesi di pau, e deve essere utilizzata solo sul contorno occhi. Come, mi devono spiegare quelli di Herborian, come fa una persona umana ad utilizzare un prodotto make-up per il contorno occhi di 15 ml, quindi quanto ce ne vuole? Pochissimo, perché sennò, cioè, mi va nelle pieghette, in 3 mesi. È impossibile. Io ho già passato 3 mesi da un po'. Non puzza, può essere utilizzato, però non è proprio corretto. Insomma, a vostro rischio e pericolo. Lo sto utilizzando sul viso, perché sul contorno occhi non è sufficiente. È vero che non va a seccare la pelle, è vero che dà quel leggerissimissimo effetto schiarente, illuminante, però davvero leggero, ragazzi. Forse all'inizio mi era anche piaciuto, poi piano piano ho notato che, a parte dare l'effetto molto leggero, diciamo che se non lo fissate con la cipria se ne vola, in 2 orette non c'è più assolutamente. Però qual è il discorso? Se lo fissate con la cipria secca. Quindi qual è il motivo per cui io devo utilizzare un prodotto molto leggero, poco coprente ma molto idratante, per salvaguardare il mio contorno occhi, per poi applicarci la cipria che me lo va a seccare? Non capisco il concetto. E basta, lo sto utilizzando sul viso, per esempio oggi sul viso ho lui, carina, una BB cream come quella di Herborian, però i prezzi sono un po' alti, considerando che il prodottino è molto piccolo. Io prenderei anche per il contorno occhi la BB cream di Misha, che va benissimo. Forse sono io che necessito di più coprenza, magari per chi ha poche occhiaie potrebbe andare bene. Io ho quelle medie, diciamo così, però non è un prodotto in cui andrei ad investire, vi dico proprio la verità. E questo l'ho comprato io con i miei soldini, così lo sapete. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettetemi giù nei commenti le vostre considerazioni sui prodotti, i vostri promossi e bocciati, soprattutto i bocciati. Vogliamo sapere cosa non vi è piaciuto di questo periodo, e ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacio, ciao!